Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Scenari Legali. Oggi siamo qui con l'avvocato Maddalena Boffoli, Studio Legale Boffoli. Buongiorno Maddalena, benvenuta. Buongiorno, grazie. Come stai? Benissimo, sempre benissimo, sempre combattivi. Con Maddalena condividiamo questa essenza pugliese, quindi sono molto contento di essere oggi qui con lei. Maddalena, quando sei arrivata a Milano, raccontaci un po' la tua storia professionale e la storia del tuo studio. Ma la mia storia, devo dire, è assolutamente stranissima, nel senso che al di là del fatto che io dicevo che avrei fatto l'avvocato da quando avevo tipo 4 anni, 5 anni, invece che la ballerina e il pompiere, avevo questo sogno incredibile e sognavo di fare l'avvocato tra Milano e Roma. I miei non mi hanno mai voluto mandare fuori a studiare, per cui insomma ho avuto un percorso, diciamo così, un po' altalenante, finché sposata, quindi da donna maritata, mio marito non viene trasferito nel 2000 a Milano per lavoro, quindi c'era un destino evidentemente, allora non so cosa dirti. Arrivo a Milano e quindi entro in un studio, faccio un colloquio. Dopo un paio d'anni dico, ma visti i ritmi, da buona pugliese, come sai, noi dobbiamo conciliare l'idea della famiglia, no? dell'idea della domenica con tutta quanta, con i parenti, i bambini, quindi con l'idea di fare una squadra di calcio di bambini, decido di aprire il mio studio. E quindi nasce, diciamo così, questa avventura. Tutti mi hanno dato della pazza, veramente della pazza, hanno detto guarda, Milano è la terra dei grandi, giuslavoristi, ricordiamo Trifirotto, Faeto. Sì, perché tu sei una giuslavorista, per chi non lo sapesse, ho omesso di dirlo all'inizio. E quindi parto con questa avventura, ma mai con l'idea di diventare, non so, un avvocato di grido. In realtà soltanto di seguire quella che era sempre stata la mia passione, di poterlo fare riuscendo a conciliare la vita privata e lavoro. Oggi grande tema per noi donne, no? Si parla sempre tanto di parità. Ecco, io avevo questa idea utopica di poter in qualche modo riuscire a conciliare entrambe le cose. Quindi di lì parte questa avventura, piano piano. Cioè all'inizio mi facevo da segretaria, da apriporta, mi cercavo i clienti, lavoravo. Eravamo nel 2003 che aprivi il tuo studio. Nel 2003 apro il mio studio, nel 2003, assolutamente sì, nel giugno 2003. E quindi inizia questa avventura e devo dire che evidentemente la passione è un po', è stata un po' quello che è stato, diciamo così, il mio successo relativo, nel senso che la gente che mi aveva visto lavorare o mi vedeva lavorare nel frattempo, quindi sia clienti che colleghi magari specializzati in altre materie, hanno iniziato a passarmi il cliente, di lì devo dire sul passaparola ogni tanto mi ritrovavo magari grossissime società senza neanche rendermi conto, ma io da buona pugliese ostinata, una rietaccia, ero lì, facevo questa sfida, la devo assolutamente risolvere. E quindi lì lo studio è cresciuto, perché poi piano piano, man mano che crescevano i clienti, iniziavo ad avere la necessità, no, di reinvestire quello che guadagnavi nelle risorse, nei testi, insomma devo dire. Oggi quanti siete? Oggi siamo arrivati a 8 più due segretarie, che sono due ragazze splendide. Faccio casting ogni tanto, qualcuno mi dice, perché la mia squadra di collaboratori sono tutti sia belli che bravi. Cerchiamo di creare un clima, perché il nostro lavoro comunque è un lavoro pesante, il tema delle scadenze, di risolvere il problema degli altri, no? Perché poi alla fine l'avvocato cosa fa? Risolve le problematiche chiaramente dei propri clienti, quindi di vivere in un contesto che sia sicuramente molto professionale, ma in un clima si cerca il più sereno possibile, quindi essere circondati dal bello, da belle persone fuori e dentro, questo vuol dire che aiuta tanto e i clienti sono anche molto contenti. Ma quali sono i vostri obiettivi adesso per i prossimi anni? Io so che tu stai intraprendendo un percorso per una strategia di posizionamento e di marketing un po' più scelta, voluta. Ecco, i prossimi obiettivi per il tuo studio, per te professionalmente, quali sono per i prossimi anni? Ma Aldo, ti confesso sinceramente, allora, nella visione chiaramente l'idea è quello di continuare a crescere proporzionalmente, chiaramente la capacità, man mano che hai risorse, comunque come priorità è quello di riuscire ad essere sempre efficace ed efficiente, quindi il posizionamento del marketing, perché poi a volte oggi ti rendi conto, io probabilmente sono rimasta ancora all'agenda, alla stilografica, all'agenda scritta a mano, no? Probabilmente oggi invece un'evoluzione più tecnologica, come dicono i miei collaboratori, spinge chiaramente anche magari su settori. Io mi è rimasta impressa qualche
anno fa un incontro con dei ragazzi che gestivano una startup proprio in termini di tecnologia, che arrivano e mi fanno: ma come hai fatto a diventare così brava senza avere neanche un sito LinkedIn? Ecco, lì devo dire che sono rimasta, mi si è aperto un mondo. Ho detto, beh, forse è il caso di riuscire a fare un passo. Dove andremo? Devo dire, non lo so, è bello l'incognita, voglio dire, un po' il mistero. Però, ecco, certamente io dico sempre, finché avrò la passione mia e supportata, insomma, dai miei collaboratori, di poter, insomma, continuare a crescere con l'obiettivo di essere sempre risolutivi, questa è la cosa più importante, cercheremo di andare avanti e poi vediamo se da soli, in compagnia, come, però... Bene, io direi a questo punto guarderemo Maddalena Boffoli. Grazie. Nei prossimi anni e tiferemo per lei come tifiamo per tutte le eccellenze di questo mondo. Grazie a Maddalena Boffoli. Grazie, per Aldo, la sua presenza, grazie a voi e ci vediamo alla prossima puntata di Scenari Legali. Grazie mille.